L'amministrazione Obama ha confermato la morte del comandante dell'ISIS in Siria, Omar al-Sisani, noto come Omar il Ceceno, ritenuto braccio destro di Abu Bakr al-Baghdadi. Al-Sisani era rimasto ferito nel corso di un raid aereo americano la scorsa settimana ed è morto per le conseguenze delle ferite. Alla vigilia dell'anniversario del quinto anno di conflitto in Siria arriva l'annuncio del presidente russo Vladimir Putin del ritiro della maggior parte delle forze militari dispiegate nel paese a partire da domani. Un gesto che vuole essere un segnale positivo per tutte le parti coinvolti ed aumentare il livello di fiducia di tutti. Oggi a Ginevra ripresa dei negoziati indiretti tra il regime siriano e l'opposizione. Polemiche, precisazioni e botte risposta dopo le dichiarazioni di Guido Bertolaso a proposito della leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni e sua possibile rivale per la corsa al Campidoglio. La Meloni deve fare la mamma, le parole dell'ex numero uno della Protezione Civile che hanno scatenato un vespaio di reazioni a partire dalla diretta interessata. Con la via dei Balcani ormai chiusa, i domeni è al collasso. Così ieri, circa 2000 profughi hanno attraversato il fiume Cernareca in piena e sono riusciti a superare il confine con la Macedonia, formando catene umane e aiutandosi con delle corde. Arrivati sull'altra riva hanno poi impiegato almeno 4 ore per superare la barriera alta 3 metri sovrastata da filo spinato. In tre non ce l'hanno fatta, la polizia greca non ha ostacolato il tentativo. Lanciata la missione ExoMars 2016 che porterà per la prima volta l'Europa su Marte. Il potente vettore russo Proton è partito dalla base spaziale di Baikonur in Kazakistan. ExoMars è una missione progettata dal gruppo Alenia che vede coinvolte oltre alle agenzie spaziali europea e russa anche quella italiana. Fu la camorra a far perdere il giro a Pantani manipolando gli esami del suo sangue. Un'intercettazione telefonica di un detenuto vicino alla camorra e ad ambienti legali alle scommesse clandestine riaccende il caso del pirata, lo stesso che confidò a Ballanzasca quale sarebbe stato l'esito del Giro d'Italia del 1999. Finalmente la gente ora potrà dirlo, anche se tanta gente sapeva che l'avevano fregato. Io sono molto serena oggi, finalmente sono riusciti a trovare queste cose, le parole della mamma. Il Leicester di Claudio Ranieri non perde un colpo e vince ancora, consolidando il suo primato in Premier League. Da stasera torna in campo la Champions League con Manchester City, Dinamo Kiev e Atletico Madrid PSV Eindhoven. Domani sarà la volta della Juventus che nella dura trasferta di Monaco dovrà fare a meno di Chiellini e Marchisio. Ancora acquazzoni sul meridione, la Sardegna ed il Lazio, soleggiata altrove ma con tendenza ad un nuovo peggioramento da est dalla serata. Neve sulle Alpi intorno ai 900 metri, mari generalmente mossi.